Buonasera, eccoci live. Buonasera, eccoci qui, buonasera. Allora, questa sera, come... questa sera presentiamo il nostro collega, perché è il nostro collega. Luigi, ci terrà compagnia per fino a sabato. Esatto. No? Luigi di Monfalcone, provincia di Gorizia. Ok, lui ha un negozio a Monfalcone, provincia di Gorizia, quindi se qualcuno ci segue da quelle parti può andare tranquillamente a trovarlo. Dovete andare da lui a prendere i fiori. Okay. È obbligo. Detto questo, vi salutiamo. C'è già qualcuno? C'è Raffaella, ciao Raffaella. Sonia, che è un'altra collega che ci segue. Ciao, ciao Sonia. Ciao Anna Maria, ben arrivata. Ciao. Allora, stasera facciamo un marzo con gli Anturio, le calle bianche. Callette bianche, Calle bianche, sì. Molto carine. Della, come si chiama questa? Vediamo un po'. Ah, lo chiedi a me, lo chiedi a loro? Te lo sai, spero. Ah. Spero, eh. Sì, abbiamo parlato fino adesso. Questo, come si chiama questo? È Garden qualcosa. Come si chiama? È mia moglie, è una fiorista. Ruscus Garden. Ruscus. È il familiare di quell'altro, sì. E questa? Quella lì, quella che piace a Melina. Inizia con la C. C? Cinerea, ma io la chiamo Pitosforo. No, la chiamo quell'altro nome, Populus. Questo live non andrà ovviamente su YouTube. Ma sto scherzando, per ridere un po', sennò sto bandiera maestrino. Ok, va bene, va. Allora, cominciamo. Un saluto a Maria all'Argentina. Ciao Maria. Ciao Maria. Mettiamo due o tre ramettini solo di fondo. Sì, perché... per tenere un pochino, perché così evitiamo che questi fiori girino nel mazzo, perché già sarà complicato, perché hanno il gambo liscio. Esatto. Quindi quando si utilizzano questi fiori è un po'... Allora, facciamoci la nostra bella, sempre la nostra bella base di verde. Ok. Ciao Laura! Ciao Laura! Ciao Lorella, ben arrivata! Ciao Lorella! Buonasera, nuovo fiorista, ti dice Raffaella. Buonasera! Ben arrivato in questo meraviglioso gruppo. Grazie! Già vi seguivo in anonimo, anonimato. Ah, non si è mai palesato, Non si è mai palesato! No. Ciao Melina! Melina, ti conoscono. Buonasera Melina. Dappertutto, anche a Monfalcone sei arrivata, sei ragazza. Famosa. Sei famosissima. Aspidistria, scrive Raffaella. Brava. Raffaella. Eucalipto, Melina. Vedi che a furia di star con noi imparate anche i nomi dei fiori e delle foglie. Perché sento male? Forse perché ho sulla mascherina. Barbara sulla mascherina. Buonasera anche al signore che ho intravisto in un angolo. Eccolo qui, Melina. Luigi. Ciao Melina. Ti conosce, eh? Sì. È come se fossi anche tu amica di vecchia data. Ciao, ci scrive Paola. Anche Anna Maria ti saluta. Buonasera al nuovo fiorista. Grazie. Ciao Antonella. Forza, allora. Meli. Vedete, mi sono già costruito un po' la mia base. Ok. I verdi, con, ovviamente, come dico sempre, guardate sempre i verdi, le curve naturali, e utilizzatele a vostro vantaggio, a vostro favore, quando si fanno i mazzi di fiori, ok? Come i fiori del resto. Esatto. Quindi questo, vedete, la curva è di qua, non lo metto da questa parte, cerco già la posizione ideale che mi fa la curva a questa parte. Esatto. No? Ma già non posso riprendere fuori perché sennò è un casotto. No, meglio che non riprendi fuori. Però così no, ti prendo di Diego. Se passa qualcuno siamo già... Allora,
Buonasera signor Luigi, da una collega Sonia. Buonasera. Queste ciao cose... Luigi, dall'Argentina, Maria Colombo. Ah, ok. Sì, la nostra Maria ci segue dall'Argentina. Queste cannellette hanno il gambo fine, sì, quindi è anche più facile andare ad infilarle nel mazzo. E poi non ti sei fatto la punta. No, non l'ho fatta la punta, ma è talmente fine, Barbara, che non... Allora, ricordiamo le calle che, al contrario di tutti gli altri fiori, vanno tagliate di piatto. Sì. Sono le uniche, solo le calle, per evitare che poi magari nell'acqua il gambo si apra. Esatto, brava. Grazie. Mi sto riprendendo dai nomi dei verdi. Sembri quasi una fiorista. Sembro quasi, ne? Sì, quasi. Buonasera Deliana, ciao Gio. Io saluto Gio, ma sta guardando la partita del Portogallo. Va bene, ciao Gio. Ricordiamo che le calle è un fiore che a contatto con la mano, scaldandole, si possono stortare. Quindi è facile dargli la curva che si vuole. Sì. Bellissimo, com'è elegante questo mazzo. Molto molto elegante. Bel mix di verdi, ti scrive Marco. Vedete quello che dicevo io, che girano? Sì, vabbè, poi si sistemano. Bisogna sistemarli, esatto. Melina, Luigi ti ha detto che ti conosce. È la prima cosa che mi ha detto. Ma Melina, Melina, ci è capitata. Melina. Ce la dobbiamo tenere, Melina. Ti conoscono tutti, Meli. Tutti. Stasera siete live davvero? Sì, sì, siamo live, non siamo mai... Raffaella? Sì. Ha detto che ieri ha scritto non so quanto tempo e poi si è accorta che non era live. Raffaella, sei unica. Allora, questo mazzo per che occasione è? Ci scrive Marco. Allora, nessuna occasione, a dire la verità. L'ho fatto... Oggi pensate che ho fatto il pomeriggio a fare bouquet, abbiamo passato il pomeriggio a fare bouquet, lui sì, è testimone. Ci ha aiutato anche lui, ha lavorato anche ma lui. Ma non ho per il momento una consegna per domani, quindi erano tutte consegne per oggi. Quindi non avendo nulla per domani ho detto, beh, facciamo un mazzo di fiori che poi non rovino se lo devo disfare, no? Comunque quindi, ha dato per un matrimonio. Poi, esatto. Come ricorrenza... Una cresima, bravo Luigi. Bravo, come ricorrenza può essere adatto come a una cresima, un matrimonio... Un anniversario. Anche una promessa di matrimonio. Si usa il verde moltissimo nelle promesse di matrimonio. Anche. Sì. Insomma, un pochino queste ricorrenze. Meravigliose calle, ci scrive l'onnipresente Melina. L'onnipresente Melina. Ecco, le spedistre, queste qui davanti, le usiamo come fiocco, vedete? Guardate che bello, eh? Bello particolare, solo bianco e verde, molto pulito, vedete Laura? Le calle sono... Ecco qua, e questo è il nostro bel mazzo di fiori, eh? Possiamo magari metterne una anche dietro qua. Questa è piegata, però la andiamo a mettere dentro per bene e resta. Bene, ha detto Melina, da domani faccio sciopero. Quando manchi tutti chiedono, ma Melina non c'è, ma Melina non c'è, ma Melina c'è. Da domani fai sciopero, ma no Melina, dai. Grazie Francesca, il tuo applauso. Stupendo, ti scrive Anna Maria, anche Francesca, bellissimo. Molto elegante, molto fine. Ecco qua. Bello. Ecco il nostro mazzo fatto. Dobbiamo tagliare solo questi due rametti. Ecco qua. Perfetto. Bello, molto molto bello. Bene? Perfetto, perfettissimo. Ok.
Quindi ragazzi, stasera live, come vedete, è molto perfetto. Veloce. Perfetto. Bene. Allora ragazzi, per questa sera è tutto. Andiamo a far fare ancora qualcosa a Luigi. Vi auguriamo una buona serata e vi aspettiamo domani sera, solito posto, solito orario, più o meno. Sì. Con un'altra creazione, va bene? Perfetto. Grazie, condividete i nostri live. Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Ciao, ciao.